E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Matteo Orfini del Partito Democratico per parlare degli scontri alla Sapienza. Come avete visto, insomma, sono stati fermati due ragazzi, uno dei due ha visto confermati lo stato di arresto, anche se poi è stato di fatto liberato, è stato rinviato a giudizio. Per l'altro non ci sono provvedimenti di restrizione della libertà personale. Allora, che cos'è successo? Oggi abbiamo visto, diciamo, parecchie analisi sui giornali su chi ha animato la protesta e su quello che è successo. Allora, volevo chiederle, secondo lei, che cos'è successo? Ma io penso che noi veniamo da giorni di gestione sbagliata di queste vicende, nel senso che proteste, occupazioni, discussioni anche dure all'università ci sono sempre state, da sempre, da decenni, vanno gestite col dialogo e non con la militarizzazione delle università. Perché è chiaro che se si considera una protesta dentro l'università un fatto di ordine pubblico, inevitabilmente si alza il livello di tensione e si crea una condizione difficile da gestire. Lo dico, diciamo, in termini quasi neutri di gestione di queste cose, cioè non è mai una questione di ordine pubblico, bisogna cercare il dialogo, cercare di interloquire, le università devono rimanere luoghi aperti, dove chiunque può esprimere la sua opinione, anche dura, e dove appunto alle idee si risponde con altre idee. Certo. Ovviamente questo riguarda anche gli studenti, Certo. chiaramente, nel senso che non bisogna mai passare il segno, però appunto io credo che più che passare giorni a ricostruire sì, chi ha iniziato, come è andata, eccetera. C'è un tema complessivo di clima che si respira in questo paese, che ha riguardato le scuole, che ha riguardato le università, e diciamo che va svelenito, cioè Lei farebbe, diciamo, farebbe un paragone tra questa, quello che è successo l'altro ieri e quello che è successo a Pisa un mese fa? Beh, ma quando parlo di clima intendo questo, nel senso che non si possono gestire le proteste degli studenti come questione di ordine pubblico. Sono legittime proteste politiche di ragazzi che vogliono discutere. Poi a volte lo fanno in modo sbagliato, e questo va detto. A volte esagerano, a volte. Però proprio per evitare questi rischi bisogna dialogare di più. Certo. E, Cioè lo dice uno che è stato spesso contestato, nel senso, è certo. capitato tante volte a chi fa il mio mestiere di essere contestato anche duramente, di subire, però si dialoga di più, non di meno, e non ci si rifugia dentro una gestione appunto securitaria di una questione che è politica. Lei sarebbe d'accordo, era d'accordo nel merito di quel tipo di protesta sul boicottaggio, l'interruzione dei rapporti con le università israeliane? No, onestamente no, poi bisogna. Io penso che noi non dobbiamo tirare appunto dentro questo tipo di discussione. Le università devono rimanere dei luoghi liberi dove ci si confronta, dove si discute, dove si dialoga, possono essere anche un pezzo della soluzione alle grandi questioni. Perché se si sviluppa il dialogo e se si sviluppa il confronto, magari si dà anche una mano. Ecco, io non penso che si debba impedire a qualcuno di parlare, non penso si debbano invitare a costruire boicottaggi, cioè, penso che si debba discutere, che le università italiane si riempiano di voglia di discutere su come si raggiunge la pace e che si dia spazio a chi vuole la pace, è un fatto positivo per tutti. Chiaro, se diventa tutto uno scontro e peraltro in una gestione militarizzata, non serve a nessuno. Qualcuno, qualche rettore si è espresso, ha detto che si tratta di minoranze che diciamo in qualche caso bloccano l'università o comunque monopolizzano questo. Allora, è il caso di fare questa distinzione numerica? Ah, sì, ma possibile che sia vero, sicuramente, probabilmente sono delle minoranze, è possibile che quelli che hanno, diciamo, provato a occupare o entrare in rettorato fossero ancora di più una minoranza. Dopodiché, ripeto, siamo in un paese in cui la storia delle nostre università è anche storia di questo tipo di lotte, di battaglie, spesso minoritarie, non per questo si risponde con i manganelli. Cioè, le istituzioni, quando usano i manganelli contro gli studenti, hanno già perso.
Ecco, io penso che noi che invece rappresentiamo le istituzioni dobbiamo provare a costruire dialogo, costruire ponti e se vengono utilizzati degli argomenti sbagliati, rispondere a quegli argomenti sbagliati. Secondo lei non c'erano degli estremisti? Ma ci sarà sicuramente stato qualcuno che ha delle posizioni estremiste. E che agisce anche in maniera. Ma c'è sempre stato, ma quante volte nelle scuole e nell'università ci sono state minoranze particolarmente estremiste? Dopodiché si gestisce, ripeto, diciamo, si gestisce col dialogo, che non significa dare ragione a chi ha posizioni sbagliate o estreme, significa, diciamo, interloquire e rafforzare le ragioni di chi dice la cosa giusta e confrontarsi nel merito. E poi, ripeto, a pratiche di lotta sbagliate si risponde col dialogo, non si risponde con la militarizzazione. Chiarissimo. Grazie come sempre a Matteo Orfini del Partito Democratico.